Allora, l'ultima lezione ho fatto un errore e quindi come tele non sono perfetto e ora lo correggiamo. In effetti, riguardando l'esercizio, perché questo sarebbe buona norma, lo faceste anche voi, ma il sapere tecnico passa attraverso errori, correzioni, chiaro? Impossibile capire un problema tecnico. Sì. Impossibile aprire un errore tecnico, impossibile fare un apprendimento di materie tecniche una volta e via. Eh? Materie di più di tipo umanistico, anche quelle studiate in maniera un po' più superficiale, però si possono anche imparare, io una letta, capisco, e più o meno un'impostazione. Molte volte le materie tecniche invece ingannano, perché dalla prima volta si leggono, non ci si capisce niente. Quindi quello che dovete fare sempre, mi raccomando, riguardate la roba fatta in classe. Può sembrare un esercizio scontato, però non lo è, perché ve lo fa riaprire un occhio diverso. La prima volta lo vedete in maniera giustamente inconscia, riguardandolo, anche avendolo capito, va aiuta a rafforzare la conoscenza. L'altra volta non mi tornava tanto il ragionamento, in effetti avevo sbagliato. Soprattutto, solamente, il resto andava tutto bene, il calcolo della resistenza RC. Perché avevo sbagliato? Perché, allora, quando si calcola la differenza di questo qui, bisogna considerare che la corrente parta e riarriva nello stesso punto. Chiaro? Quindi il circuito è questo. Per fare il circuito dovevo fare così e ho fatto un errore. Allora, la resistenza R2 e R1 sono parallele, l'abbiamo già detto, perché la corrente si divide e non è uguale. Ma la corrente passa da R1, passa anche da R3. Quindi R1 e R3 sono in serie, no, in serie. Perché ci passa. Quindi l'errore commesso è questo. L'esercizio deve essere risolto così. R1, R3, R2 e finalmente si riunivano. Qui c'avevo C e qui c'avevo A. Quindi calcolare la resistenza RC doveva prevedere che cosa? Doveva prevedere 1 su RAC uguale a 1, o meglio, prima doveva calcolare questa qui. Chiaro? Che è un R equivalente alla somma delle due. Chiamiamolo R equivalente asterisco. Poi dovevo fare RAC come 1 fratto R equivalente asterisco più 1 su R2. Chiaro? Vi torna? Tutto chiaro? Avevo messo un errore e ci sbaglio, va bene? Perché la corrente si divide? Perché c'è un nodo. C'è un nodo e una Perché il resistenza. nodo si divide per forza. Per forza, nel nodo una parte va a dritto e una parte va sotto. Non è una parte di resistenza della Sì, però qua, questa qui non entra in ballo su C. Entra in ballo su AB. Chiaro? Se io mi fermo a questo nodo qui, a questo nodo qui, che succede di qua non mi interessa. Chiaro? E quindi poi lo calcolavo, era 1 fratto R equivalente, veniva fuori R1 su R3 è 22 più 3 fa 25, e quindi veniva un 25esimo più un R2 1,2. Lo sommavo, zero 873, per trovare RC lo rigiravo, facevo 1 fratto 0,873. E questo veniva 0,8. perché fosse sbagliato, devo controllare.
Cioè, in effetti questo tratto qui va considerato, sì. Cioè, praticamente questo IR3-4. IR3-4 è 1 su R3-4 che è uguale a 1 su R3 fratto 1 su R4. C'era già fatto l'R3 qual è? No, perché questo qui era su AB. Su AB salti questo. Cioè, vai a diritto e fai parallelo qui e poi lo riporti. Quando invece consideri RAC, questo qui lo devo considerare. E però la parte finale è la somma di queste due resistenze, chiaro? Quindi dovevi fare 1 su R3-4, così, che equivale a dire R3-4 uguale R3 per R4 fratto R3 più R4. E questo fa R3 più R4, allora fa 22 per punto 4 diviso 22.4 e questo fa 0.393. Poi l'R equivalente qui fai R1 più R3.4 fai R1 3 più 3.93 fa 3.393. Chiaro? E poi a questo punto fai RC che è uguale a R equivalente asterisco per R2 fratto R equivalente asterisco più R2. Ed è R equivalente asterisco è 3.393 per R2 che è 1.2 fratto 3.393 più 1.2. Fa 0,886, quindi equivale all'incirca 0,9, va bene? Ok. Però questi esercizi vanno fatti anche da parte mia e da parte vostra per rafforzare, sono un po' più complessi, però sono la base per poi fare il passo successivo che è Kirchhoff, va bene? Vediamo ora quell'altro esercizio, l'esercizio 4. Allora, io voglio considerare la resistenza vista tra questi due morsetti. Ok? Da M Sì. E ma da dove parte? decidi te. Da dove Allora, parte? decidi te. Sei Eh? te. La può considerare. Cos'è Siccome sulle quattro? no, perché Ma non la posso far partire direttamente da M e dice direttamente R4. magari voglio su un caso poi di parlare. Se decido io da dove farla partire, faccio partire da M. Allora, questo punto qui a terra Quanto perché passo da riuscire? No, quelle mie devo dire quelle della terra. allora, Lo dicessi il problema da dove parte la strada. te lo puoi vedere a sinistra o a destra, deve tornare uguale, va bene? Da in alto a sinistra e da in alto a destra. No, lo vedi, lo puoi spezzare a sinistra, dopo proviamo a spezzarlo a destra. Se lo spezzi a sinistra il circuito ti diventa così. Quindi sei qui che cosa c'hai? C'hai che qui la corrente si divide e questi invece sono la stessa corrente, chiaro? Quindi tu hai R3 in parallelo a R4, 5 più R1, 2. Chiaro?
Ritorna. Ma se devo calcolare, la resistenza che c'è tra M Sì. Quindi. Allora, questi due sono parallelo perché la corrente si divide. Chiaro? Poi te riporti il circuito R1. Chiaro? Qui si spezza. Quindi questo è in parallelo. Ti torna? La corrente passa qui o la corrente passa qui? Ti torna? Mentre qui si divide. Qui tu hai R1, poi tu hai un parallelo tra R2 e R4. Qui sarai R2 più R4. Neanche. R3 No, perché in effetti la corrente passa di qui non è la stessa passa di qui perché qui si divide. Quindi questi due sono un parallelo. Quindi R2 R4, cioè devi prima creare questo parallelo qua. L'ho fatto bene qui. Portiamolo. ma quindi parte da R1 la corrente. Ma la corrente non è che passa, qui non c'è il generatore, quindi non può dire dove passa. Devi vedere l'andamento delle tensioni e capire come sono messe le resistenze. Allora, ci siamo? Allora, qui come funziona? Allora, queste due sono un parallelo. Ci siamo? Quindi questa la calcolo come? Ci siamo? Non è facile, vediamo ci prendiamo un po' di male. Allora, Ecco, ma queste due resistenze, come arrivare a capire che sono parallelo non è facile. perché? Perché la corrente si spezza. Sono seriali, ma della corrente che passa è la stessa. Sono parallelo, anzi, la corrente che passa sono diverse. Cioè, si divide, chiaro? La corrente passa da R1 è la stessa da quella che passa da Quindi R2? automaticamente R3 e R4 non sono in parallelo. No, no, sono un parallelo. Perché ci passa correnti diverse. Quindi te che cosa fai? Risolvi questi due. Chiaro? Faccio R1 per R2 fratto R1 più R2. Allora, te questo ramo di sinistra lo fa diventare R1-2. Chiaro? E lo riporti a questo ramo qui. Chiaro? Ci siamo? Uno che passa sopra, uno passa sotto. Allora, te queste due le togli e la metti così. Poi Sì, insieme uno che passa sopra, uno passa R3 a questo punto su questo ramo è in serie R1-2. Perché quando te ha tolto queste due e l'ha fatta diventare. Cioè, praticamente il circuito fa così. E poi va su R3, va bene? Ti torna? Forse così vi torna meglio, vediamolo così. Poi si divide e diventa R4 e R5, perché R4 e R5 sono in questi due, sono in parallelo perché ci passa corrente diversa. E quindi tu hai R4 e R5 e finalmente tu hai M. E questo è M. Ok? Quindi la resistenza RMN è una somma di R1-2 più R3 più R4-5. Chiaro? Non è banale, eh? Anche a me non è che mi resti intanto Peraltro nella anche il parte. passaggio R4-5 non è banale.
Questo qui perché sono parallelo? Perché la corrente si divide. Quando si divide, le resistenze vanno parallele. Possiamo prendere anche il caso di sotto, prendere la stessa corrente, la stessa volta. Anche sotto si divide la stessa volta, no? Anche questo, questi due sono parallelo. Questo è in serie perché la corrente può entrare qui è la stessa. Chiaro? Si calcolano. Quattro, cinque. Attenti quando c'è happa. Questo non è K, quindi 0,17. Franci, vieni avanti. In effetti, da R3 non ci passa. Allora, trasformiamo questo circuito, va bene? Allora, questi due sono paralleli, perché la corrente si divide. Quindi, cominciamo a dire, questo diventa R12.
lo rifò per vedere se ve lo chiarisco meglio. Io lo capisco, però lo devo far capire a voi. Allora, questo è un parallelo e l'ho messo qua. Quindi al posto di questi due ho sostituito questo ramo qui. Poi al posto di questi due sostituisco R4-5. E a sto punto, no, ho fatto l'errore lì prima. M lo posso prolungare M, perché vi serve per capire. E a questo punto lo posso alzare. Va bene? Ok? Quindi ho questi due sono in. No, quello in serie è R4-5. Quindi diventa RMN. Questo circuito lo posso far diventare così. Forse avete a capire. Questi due sono in serie. Va bene? Quindi è R12 più R3, poi avete R4-5, chiaro? Vi torna? Così è più chiaro? Più chiaro o no? Più chiaro? Ragazzi, sta attento perché sennò qui ci mette le mani. E io via a differenza di meccanica ho meno marche per segnarvela. Cioè dovete capire. Se non capite ditelo e ci ripasso. Leva il cellulare, bene. Ragazzi, metto rapporto. Fai il cellulare, bene. Ragazzi, metto rapporto. Anzi, lo metto subito. Almeno capite come si scrive. Io sto qui a ammazzarmi per capire. Allora, l'avete capito come schematizzare il circuito o no? Sì o no? Quindi, da qui si va qui e da qui si va qui. Chiaro? Ci siamo? Una volta siete qui, è un doppio parallelo, è 1 su RMN uguale a 1 su R12 più R3 più 1 su R4-5. R4-5 l'avevamo calcolato prima. La resistenza fra questi due era R4 per R5 fratto R4 più R5 e viene 2 per 85 fratto 2 più 85 fa 87. R1-2 e quindi viene 1,2 e 3 1,2 per 3 fratto 4,2 0,857 95. A questo punto abbiamo 1 su RMN uguale 1 fratto R1 più R3 R12 più R3 fa 0,857 più R3 che è 0,17. R3 il calcolo R3 dove qui? Qui non c'è R3. Non serve. No. Qui serve più. Questo serve per calcolare questo e questo. Chiaro? Dopo ci si aggiunge R3. Qui. Chiaro?
quando fai il parallelo di questo circuito, più 1 fratto R4,5, che è 1,95. Si fa questo calcolo, 1 fratto 0,857 più 0,17 più 1 fratto 1,95 e viene 1,48. Poi recipro RM è uguale a 1 fratto 1,48. E viene 0,67. 0,675 si può approssimare a 0,68. Va bene? Ohm. Kilo ohm. Che vi vale a dire 680 ohm. Va bene? Ok. Esercizi sono pesanti. A me mi sembra più pesante di meccanica. Meccanica è in volo. Giustamente ci ho pensato anch'io. Senza collaborazione non si arriva e purtroppo sono l'allenamento base per studiare i circuiti. Poi andremo in laboratorio e metterete insieme le resistenze e andate a calcolare o il test effettivamente la tensione e calcolate in base alla corrente la tensione e la resistenza equivalente, chiaro? Perché quando andrete in laboratorio monterete le resistenze così, poi il test batterete questi 2 punti, nota la tensione in ingresso, misurate la corrente. Chiaro? Se avete un generatore che produce tensione, misurate la corrente, da cui poi arrivate l'R equivalente. Con la legge di Ohm, no? Quando avete V e I, arrivate l'R equivalente come V uguale I per R, R uguale V fratto I. E andrete a vedere effettivamente l'R equivalente, misurerete questo. Chiaro? RMN, scusa. Va bene? Ok. Fa parte della vostra esercitazione. Monterete questi circuiti e misurerete, imparerete a misurare un test, a misurare la tensione, a misurare la corrente, vi arriverà un'area equivalente. Chiaro? Perché vi serve l'area equivalente? Molte volte, perché voi quando fate le cose, se siete ragazzi, secondo me, visti, vi dovete domandare. Ma perché io mi spacco la testa a mettere resistenze in questo modo così complesso? Non si è mai posto questo problema? Perché? Eh? No, l'opposto si complica, ma da altre resistenze. No, no, io, come mai per ottenere questo circuito qui mi complico la vita facendolo così? Non lo siete mai domandati? No. Questo non vuol dire nulla. Non è che, no, ma che? Allora, voi immaginate la loggia industriale. Non è che si fa le cose per complicarsi la vita, eh. Si fanno per semplificarsi. Se si fa così vuol dire che non si può fare di meglio, non che si fa per torturarsi. Perché quello lì è l'unico modo per montarlo, No, 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 è banale. È banale. Secondo voi, se io voglio ottenere una resistenza di 0,600, di 680 ohm o di 0,68, riesco a trovarla al commercio? La devo costruire. La costruisco attraverso l'assieme di resistenze standard che ci sono, che c'è il 100 ohm, l'1 kilo ohm, i 2 kilo ohm, i 3 kilo ohm e via dicendo. Combinandolo opportunamente ottengo la resistenza che mi serve. Chiaro? Certo, però sono sbagliato un minimo a respire. Ma le tu non le devi fare, le devi comprare fatte. Te tu compri una resistenza dichiarata e poi la combini in modo da avere 0,680. Queste lì sono saldate, un circuito, tu crea un circuito, no? Ma che saldi insieme? Lo vediamo se l'ha fatto il circuito. Ma se io tutte le resistenze le ho Se tu le fatte, metti tutte in serie parallele, se le metti tutte in serie o tutti tieni massa 180? Chiaro? Tu otterrai o 100 o 1100 o 2100, perché se sono 100, 1, 2, 3, 5, come fa a ottenere 680? Non c'è la frazione 80 ohm, eh?
600 ohm e un chilo. E che ne deve fare? Così. In qualche modo che dovrà mettere. Così. Sì, ma sulle mani, come fa a vivere? Tu pigli la resistenza e tu l'attacchi qui, una qui e una qui. Tu fai e tu l'attacchi con questa. Che ci vuole? E perché l'attacco? Tu le Ma saldi. dice? Allora c'è ragione. Ma non è che le saldi tutta dritto, le saldi sono un No, circuito. ma tra di loro devo saltare, no? Ma questo è Le chiaro. due no. Oppure tu lo metti su una breadboard come ci aveva l'anno scorso, tu le ombini sulla breadboard. Chiaro? Però resta il fatto che ci si omple la vita e ci si spacca la testa a imparare a lavorare su questo, perché teoricamente se te tu hai bisogno di una resistenza di 500 ohm, non è che tu vai a comprare resistenza di 500 ohm, non esiste. Te la devi costruire. Chiaro? Bisogna? Tutto chiaro? Allora, continuiamo a fare esercizi su questa ossa, tutti abbiamo bisogno, va bene? Quindi andiamo a vedere il prossimo. Ora non viviamo alla lavagna, giustamente perché. Però poi il compito deve fare su questa roba. Ma il compito del meccanico queste volte Ora c'è l'orario, già la prossima settimana, se l'orario è un po' più stabile, si fissa. Quindi, come c'è l'orario, voi sarete pronti perché dopo 3 o 4 giorni c'è il compito. Non è che vi do un mese di tempo, eh. ma quindi No, ma mi ha fatto questi esercizi. Cioè, mi Quello ha di detto che sistemi sono sarà quelli. con questi esercizi, sì. Ecco. Cioè, a Quindi. sistema avrete questi esercizi. Gli esercizi si fanno avere i compiti, che li fa per passatempo? Certamente, se avete i quaderni vi aiutano, no? Eh? Non saranno uguali a quelli che vi ho dato, eh? Sì, no, ma meno il concetto. Quello volete avere? Se l'avete fatto. Non voglio vedere fotocopie. Ognuno aveva il suo quaderno autentico, incollare i fogli sul quaderno, fai che mi pare. Non voglio vedere fotocopie o so pare. Perché se no uno piglia il quaderno di un altro e fa le fotocopie, no? Se lo riscrive tutto. Chiaro? Allora, questo è abbastanza facile, va bene? L'ho fatto proprio. Ti è riuscito? Ben riuscito. Beh. Quindi questo vi è riuscito, va bene? È abbastanza facile. Aspetta un attimo perché ho perso la registrazione. Ma c'è. Cioè, non la vedo. Io capisco perché sparisce. Proviamo a buttare tutte in una, vediamo se è un problema di. Sì, è un problema di ora, sì. Bene. Allora, riprendiamo l'esercizio. Eccolo qua. Questo è abbastanza facile, va bene? Si parla di un parallelo ed una serie, va bene? Quindi questo è l'RAB, è già schematizzato nel circuito, è R1 più R2,3, dove R2,3 è R2 per R3 fratto R2 più R3. È un parallelo, va bene? Ritorna? Allora, se io vediamo un po' la domanda dopo. Se io che cosa vuol dire mettere in cortocircuito una resistenza? Cortocircuito vale Eh zero. no, no, no. Mentre anch'io ho pensato all'inizio, quindi no, vorrebbe dire la corrente passa tutta da R2 e non passa da R3. Essere in cortocircuito vuol dire che la corrente passa da lì. Ma quale è il cortocircuito R2. delle due? Sì, vale zero e passa No, passa tutta da R2 se è in cortocircuito. E qui non passa da R3. Quindi quando arriva il nodo, invece di smistarsi, qui non ce ne passa punta perché qui avrebbe resistenza. non fa resistenza, passa tutta. No, resistenza la fa perché R2 c'è. Essendo un cortocircuito, la corrente passa tutta da R2. Chiaro? Quindi, l'RAB, qui caso lì, quant'è? R1 più R2. Chiaro? Essere in cortocircuito vorrebbe dire che la corrente andare al nodo, trovando il cortocircuito, passa dalla parte corta. Come voi, se dovete scegliere due strade, passate in pianura o in salita? Se non siete stato amato, andate in pianura. Quindi
e Laurenti fa uguale. Chiaro, il concetto è se il cortocircuito non vuol dire sparisce la resistenza, vorrebbe dire che Laurenti privilegia quel ramo, girati in avanti, ti mette pronto a parlare con quello, che è già pronto a ricevere le vazzate. Tutto chiaro? O ci avete dubbi? Eh? Questo no. Eh? Non ho capito. Questa rappresentazione no. È chiaro? Sì, ma non è banale il cortocircuito, ragionateci. Il cortocircuito si vede quando la corrente passa direttamente. Allora, se R2 si interrompe, passa da R1 e R3 e si somma. Se R2 va in cortocircuito, passa da R1 e R2 e viene. No, viene 25 ore, va sommato R1 e R2. Chiaro? R1 è. No, avete ragione voi, se vai in cortocircuito è come se la resistenza sparisse, ragionavo sì. Come se fosse... Quindi è come se fosse il cortocircuito sparisce, cioè praticamente si rompe, si collega il circuito come se la resistenza fosse... Quindi R a B è uguale Bagliamo io. Me la ricordavo, l'avevo fatto, me la ricordavo. Ok? Mentre se si interrompe R2, passa da R1 a R3, va bene? E quindi sparisce sto ramo, diventa una serie. Allora. Questo è un esercizio opposto. Però diciamo non aggiunge difficoltà, va bene? Perché? Qual è diciamo la strategia qui, oltre la conoscenza di come sono montate le resistenze? Bisogna usare le? Bravissimo, le formule inverse, va bene? Quindi tiriamo comunque RB, soltanto in questo caso il termine sinistra non è incognito, ma il termine sinistra è noto e quindi ricavi il termine, uno dei termini di destra che è incognito. Chiaro? Cellulare, levalo. Ragazzi, se non avete capito, ditelo. Perché passo qua a Kirchhoff e ne viene vero le belle. Io penso che qualcuno ha detto. Chi non ha detto. Sono dei nulla che fa. Tu che aspetta che dire, non ho capito? Io avanti, se no mi dà la lavagna e insieme si fa. Qui l'hanno fatto, ma hanno detto l'hanno capito. Mi si confronto, quell'altro l'hanno fatto, saranno maturi o si svegliano. È chiaro, se voi il capo a pensare oggi pomeriggio vai a fischiare l'altro, stasera vai a fischiare l'altro, chi non me ne frega nulla, questa lezione l'avevi persa. Io mi posso fare nulla. Vieni, fa questo, va. Vieni, ma non quello non c'aveva meccanica elettronica gnosa? Sì. È un meccatronico sto a dire. Sì. Quell'anno meccatronico è questo, no. Vero? No. Fatemi vi fare. Ognuno di voi sceglie la strategia migliore. Certamente, mescolando più argomenti, duri più fatica a trovare la roba, però. No, qui avviene l'opposto. Sì, con sostituzione. Vai. Tu sei attratto proprio, eh?
Quando fa un secondo tu lo dedichi a questo. Ti manca proprio il dialogo con lui. Ti manca il dialogo. Attento. Allora, per aiutarti, e le levi, costruisci un circuito con questo qui, qui ci metti R1 e poi quindi poi si fa questi due e poi le metti in eh? Come sono questi due? Perché? Perché la corrente arriva qui e si divide. Quindi questo ramo qui è in parallelo con questo. Chiaro? La corrente qui si divide. Quando la corrente si divide, questi due rami sono paralleli. Ok? Poi, quando arriva qui la corrente, trova queste due resistenze. Queste due resistenze come sono se qui si divide la corrente? In parallelo, le metto in parallelo. Chiaro? Quindi trovo l'equivalente fra queste due. E ma poi... R2 però non lo abbiamo. E tu te lo porta avanti per cogna. Il circuito lo costruisci uguale. Scrivi le equazioni. La differenza è qui conosci il destro invece del sinistro. Prima fai il circuito equivalente, scrivi l'equazione, poi tu sostituisci che ti manca solo reale. Vai, scrivilo. Scrivi che più vale RB. Allora, leva le ultime due resistenze e falle diventare una. Sì. Come diventa le ultime due? No, no, questo lascialo. Riscrivi un circuito equivalente dove al posto delle due residenze ci metti una sola, che però per calcolarla come fai? Come fai a calcolare? Scrivi intanto il circuito. Metti R1, R2, R3. Lì, R1, R2, R3. Ciao, lì a... R2 uguale 8 km via R2 uguale 8 km sì no ma dico R2 mi sa che sbagliavo sa che R2 no R2 si sa R2 è incognito R1 ma dai va questa è R1. L'ultimo ramo levalo. L'ultimo levalo. Che te ne fai? Questa resistenza osti è? No? R? R? 2, 3. Sarà la combinazione... Ora riava R2, 3 e poi riavi RB. Riava R2, 3. Come si fa? Come sono le resistenze 2 e le resistenze 3? Che c'è il valore? Sono un serio parallelo. O scrivi il parallelo. R2, 3, riava R2, 3 con la regola di parallelo.
Allora, una volta capito come funziona, è una mera applicazione delle formule. Vai. Va bene, no, sì. C'ho tutto in parallelo. Però mi sono. Sì. Sì, può darsi di torno uguale, sì. Può darsi di torno uguale. Può darsi di torno uguale. In effetti sono qui. Vai. Ora, Riava, qui più assurdo ti conviene avere 1 su R23. Fai il reciproco, rigira tutto. 1 su R23 è uguale. O se no lascerà qui in modo, vai, va bene uguale, dai. Ma anche io che volendo sì, è la stessa cosa. Tutte e tre le resistenze parallelo. Ma se sono tutte e tre parallelo, sì. Tu puoi fare anche tutte e tre parallelo. Come ha fatto lui. Ti fa la formula o ti fa sostituzione. Vai. Scrivi il parallelo fra quelle due. Scrivi in parallelo. Va bene, sono un parallelo, va bene. L'ha fatta a casa? Fammi tu vuoi, vai! Il parallelo, sulla parallelo, metti il parallelo, le forme. Devo avere le forme. Questi due sono un parallelo. Tu prendi la forma di parallelo e tu l'applichi, sai fa? Quella lì, quella lì, Tommy, mamma mia, mamma mia. Oi, oi. Tutti mi stanno per ribaltare. Ma perché prima ha fatto un mezzo R23? Allora, si può fare due modi, o fa così. Ah, ecco, no, no, vediamola così. Ora ho fatto per farlo come faceva loro, forse si fa prima. Okay. Allora, se fai così, poi fai 1 su RAB uguale 1 R23 per 1 su R1. Oppure la stessa cosa, fai RAB, direttamente scrivi la forma di parallelo, R23 per R1 fratto R23 più R1.
sostituisci R2-3 è questo qui, 20R2 fratto R2 più 20, R1 è 8. R2-3 più R1 fai 20 R2 fratto R2 più 20 più 8. Questo però effettivamente viene macchinoso. La forma è la vostra, più veloce. Direttamente, comunque ormai si finisce, fa RB. Ma lì è 20 per R2 o R2? 20 per R2 di fa 160 per R2 fratto R2 più 20 per 1 su, fai minimo 1 multiplo e viene 20 R2 più 8 R2 più 160 fratto R2 più 20. Questo lo semplifichi, fai minimo 1 multiplo, RB è 2, quindi fai 2 per qui 20 più 8 fa 28 più 160 uguale a 160 R2. Quindi fai 56 R2 più 160 uguale 160 R2. Lo porti di qua e viene 104 R2 uguale 160. R2 uguale 160 fratto 104. Sì, è un po' più complicato. Però è importante questi esercizi, prima di tutto... Non torna, prometto di sbagliare cosa. Si può fare più veloce. Forse la vostra strada è la migliore. Si mettono tutte e tre in parallelo. Che tre. Bravo. Si fa il minimo 1 multiplo. Se girava bravo. E si sommano. Si rigira, si sostituisce, R1 è 8, R2 e quindi viene 2 uguale a 160 R2 fratto R2 più 28, e quindi viene 2R2 più 56 uguale 160 R2, quindi viene 158 R2 uguale a 56, R2 uguale 56 fratto 158. Non torna uguale. Ho sbagliato il calcolo, magari. Non li fa volentieri a casa perché con la lavagna sbaglio. No, va bene. Va bene.
Molto bene. Io mi fa, era un po' più difficile questo. Qui sarebbe R2, R3. Se no va lasciato, sì, in effetti si fa, perché qui però il mnemone multiplo è R2, R3, qui R2, cioè non è così banale. Quale poi il mnemone multiplo qui? R2, R3. Qui R1, R2, R1, R3 e qui R1, R2. Chiaro? Ok? Conviene lasciare tutto come sta e sostituire i valori. Giustamente, mi ha fatto lui, un mezzo uguale a un ottavo più 1 su R2 più 1 su 20. Si riava 1 su R2 che è uguale a un mezzo meno un ottavo meno un ventesimo. Ma ho fatto sì anche a casa. Un R2 è uguale a un mezzo meno un ottavo meno un ventesimo, lo metto in calcolatrice, un mezzo meno un ottavo meno un ventesimo, e questo viene 0,325. Lo rigiro, R2 uguale 1 fratto 0,325, che viene diviso e viene 3,08 e torno, va bene? R2 è uguale a 1 fratto 0,325, o 0,077, vabbè, viene 3,077 in effetti. Quindi tutti sto regime passava a questo. Allora, in questo tipo di esercizio l'approccio cioè erano tutti giusti, per non sbagliare i calcoli questo era il modo più veloce. Però era tutti giusti l'approccio, tanto questo era, bisogna pigliare la via giusta. Allora, se io invece voglio cambiare il rabbì, mi dice qual è il valore della 9R1 per calcolare, per avere questo, va bene? Noto tutte e tre le resistenze, perché a questo punto lo sappiamo che R1 è 8 kΩ, R2 l'ho calcolato è 3,077 kΩ, R3 è uguale 20 kΩ. Bravo, ora voglio R1 diventa incognita perché RAB diventi 1,4. Ripeto lo stesso esercizio dove metto 1,4 V e dove l'incognita è R1, va bene? E riavo R1 analogamente a prima. Riavo questa frazione, viene 0,339, riavo R1 come 1 fratto 0,339. Qui viene 2,94, 95, va bene? Ci siamo?
Ci siamo, ragazzi. Chiaramente questi esercizi vanno fatti parecchio, perché per tutti sono, in questo caso anche per me, quindi è bene farli. Ragazzi, vedo che il 70% chiacchiera. Io mi auguro che l'abbiamo più su. Quello mangia, quell'altro chiacchiera. Avete detto il valore. Lo volete capire che dovete fare un passo di maturità. Cioè anche la capacità di dire, sono un po' stanco, ma devo stare attento. Se siete a lavorare e siete un po' stanchi, che fate? Perché lavorare alle 10:30? Che fa? Bastate all'ufficio? No, io sono stanco, poi via. Potete andare a prendere un caffè 5 minuti e poi rimettere a concentrarvi. Cioè, non è che potete smettere dopo 2 ore che siete stanchi. Dovete allenare il vostro cervello a resistere sempre di più. Questo è un altro aspetto della didattica, no? La capacità di autocontrollarsi. Se no è finito il mondo, eh. No? Speriamo. Ora, 5 minuti alla fine si può fare, ma è le 11:30, ancora c'è da lavorare. Non è che si può fare festa, vero? Speriamo sia chiaro. Innanzitutto complimenti a chi fa l'esercizio, e poi ne terrò conto, perché comunque se già uno fa l'esercizio dimostra che ha provato. Allora, vediamo questo. L'RB con T aperto. Allora, quando è T aperto, cosa succede? Qual è il circuito equivalente? Venga uno a disegnarmi la lavagna. Uno si sente... Venga uno bravo alla lavagna, lo disegni in modo si spera e catturi l'attenzione di qualche ragazzo. Vieni, vieni. Quando apro l'interruttore, cosa succede al circuito? Simula direttamente il circuito con l'interruttore aperto, eh. Adeus. Voi approfittate del fatto che siccome sono concentrato a fare l'esercizio, non vi seguo per bene e voi cercate di fare furbi. Sì, come no, sì. Vai. Allora, se apri il circuito, mi fai il circuito equivalente. Come diventa il circuito? Bravo. Quindi l'RAB come diventa? Come? Vai, vai. Il circuito equivalente è questo, va bene? Fermo. Ci passa la corrente di ostili quando tu apri il circuito con il selettore aperto. Quelle sono quindi levalo. E R1-2 come vale? Come vale R1-2 a questo punto? Come sono R1-2 se il selettore è aperto? Un serio, bene. Quindi basta? Come si fa a calcolare? Basta sommarli, quindi è 80 più 20, va bene? Perfetto. E quindi viene 100, va bene? Ora, ti dice, chiudiamo l'interruttore. Se tu chiudi l'interruttore, collega il circuito a quel punto, e scrivimi il circuito equivalente. Come diventa il circuito equivalente all'interruttore chiuso? Diventa in questo modo
R1-2, guarda bene. Come diventa il circuito? R1, R2, R3. Sì, ma R2 e R3 come sono a questo punto? Sono un parallelo, quindi il circuito mi diventa una serie di cosa? Di R1 e R2. È una serie tra R1 e R2 e R3. Bene. Dove R2 e R3 come lo calcoli? Facendo R2 per R3. Bravissimo. Bravissimo. Bravo. Così, va bene? Vai, fallo, ti do valori, scrivi R2 3 uguale, R2 per R3, fratto R2 più R3. No, se tu chiudi questo selettore, quando tu lo chiudi, dopo. Ora la corrente si smista. Vai, sostituisci R2 è 20, R3 è 2, aspetta, 22 kΩ, quindi è 0,02. Fratto 20 più 0,02. 0,02 per 20, fratto 20 più 0,02. Ok? Perfetto. Attenzione a chilo e agli ohm, vero? Non fate assino. E fa 0,02. Di fatto cambia poco, perché è una troppo grande sull'altra, va bene? Quindi la corrente passa tutta. Quando è chiuso. Quando è aperto c'è una serie. Si somma. Ova. A questo punto diventa una serie fra R1 e... R2? Ok. Vai, scrivi. Quindi R equivalente, RAB è... Perfetto. R1 è 80 più R2 sbagliamo. Non si deve portare le tre bombe. Ah, questo prof, ma quando sì, perché ha messo due così non potremmo tornare. Non potremmo tornare perché sbagliamo la messa del circuito, è clamoroso. No, ma non si può fare direttamente R1, si calcola R1-3 e poi si aggiunge R2 quando si è chiuso. No, ma è parallelo sono questi due. Se non mai fai R2 e R3 poi sono R1. Però non tornerà mai. Perché qui da 20. Ma se R parte da A e arriva B, passa prima da R1 poi R2. Quindi è una serie corrente e passa la corrente dal parallelo R2-3. Ma non passa prima da R3, è più alto. No. Perché sarebbe R? Perché questo è kilo ohm e questi sono ohm. Ma scusa, allora non si può portare direttamente i kilo ohm. No? Sì, questo è fatto così, si è fatto tutto un chilo, vedi? Ah, un chilo. Cioè, perché non devi tirare adesso? Due, sì, però non torna uguale. Non torna perché? Se sono le mette in serie, si somma, avanti. Messo Pellegrini sommato, esce. Siccome sono in serie...